D'accordo, d'accordo. Ma ora c'è un problema più grande, Robby. Problema più grande? Ci sono, voglio delle caramelle gommose con un po' di patatine salate. Ma un attimo, volete vedere che Dani è incinta? Tanto ti batto adesso. Oh, che carino, non ci posso credere. Ah, cosa, ti piace il mio Pokémon, Dani? No, Robby, sto guardando delle foto davvero bellissime. Foto? In che senso foto? Un attimo. Madò, che labbra carine, che visino molto dolce. Dani, si può sapere perché stai vedendo foto di bambini sul telefono? Ma non lo so, Robby. Oggi mi sono svegliata così che volevo vedere dei bambini piccoli e molto teneri. Non pensavo che ci si potesse svegliare con una voglia del genere. È come se domani mi sveglio con la voglia di vedere dei Wurstel. Non ha senso, Dani. Vabbè, tu sei tutta strana. Non ho capito. Staresti paragonando dei bambini ad un Wurstel? Beh, se ci pensi, quando sono appena nati sono entrambi dei cosi di carne con tutti pelati e senza peli. Tu sei pelato e non capisci niente. Ehi, io non sono pelato. No, Robby, mi hai offeso profondamente. Ora ti lascerò qui da solo, basta. Qualcuno potrebbe spiegarmi cosa è appena successo? Cioè, ho detto che i bambini... A parte che non ho detto che i bambini sono uguali agli Wurstel, e poi Dani che l'ha detto, ok? Ma ad un certo punto prima si è arrabbiata e poi ha iniziato a piangere, si è alzata ed è andata via. Ma che comportamento strano è questo? Dani, ma perché hai pianto prima? Non è vero che i bambini sono uguali ai Wurstel. Dai, stavo scherzando, si sa. D'accordo, d'accordo. Ma ora c'è un problema più grande, Robby. Problema più grande? Ah, ho capito. Devi fare la numero 2. Dani deve fare la cacca, mi sa. Ok, ora chiuderò la porta e ti lascerò la tua privacy. Ma quale cacca e cacca, Robby? Ho dolori alla pancia, forse perché ho fame. Ora sì che ci penso. Robby, voglio qualcosa di squisito. Qualcosa di squisito? Ci sono, Dani. Ordiniamo il Mac. Oppure ti cucino un po' di carne prelibata con un po' di insalatina come so fare io. No, quale Mac? Ci sono, voglio delle caramelle gommose con un po' di patatine salate. Sì, è perfetto. Anche perché più passa il tempo e più questo dolore alla pancia si fa sentire sempre di più. Caramelle gommose e patatine? Dani vuole davvero provare a mangiare queste due cose assieme, ma vi rendete conto di quanto fa schifo questo abbinamento? Ragazzi, ma... c'è qualcosa di troppo strano in tutto questo. Cioè, Dani che vede foto di bambini, poi cambia di umore ogni 2 secondi e adesso ha anche una voglia di cibo particolarissima. Cioè, chi ha mai mangiato caramelle gommose e patatine assieme? Non lo so. Secondo voi cosa sta accadendo qui a casa nostra? Marco o Andrea? O forse Alessandro? Ah, sì, forse Alessandro mi piacerebbe di più. Marco, Alessandro. Dani, ma cosa stai dicendo? Sono nomi da maschio, ma perché li stai ripetendo così a caso mentre cammini per casa? Ma che domande sono? Stavo facendo la classifica dei nomi più belli maschili. Era molto divertente farla. La vuoi fare con me? Ah, lascia stare. Sicuramente tu non la faresti con me. Dani, prima ti sei arrabbiata perché ti ho fatto la domanda. Poi ti sei messa a ridere e adesso stai piangendo di nuovo. Ma che problemi hai oggi? Dov'è il mio cibo? Ho fame. Ecco a te, Dani. Ti ho preso le caramelle gommose e le patatine, come avevi chiesto. Grazie, Robby. Ma questo è palesemente uno scherzo, Dani. Non puoi mangiarti le patatine e i coccodrilli. Fa schifo come abbinamento. Perché
dici che fa schifo? In realtà è buonissimo. No, no, Dani, adesso, cioè, non è che ti devi mettere a piangere perché ho detto che non mi piace il tuo abbinamento. Ok, ok, tranquilla, tranquilla, non fa niente. Mangia pure. Aspetta, qui c'è scritto anche condividimi. E tu non vuoi condividere questo con me? Ma c'è scritto davvero condividimi? Sì. Ah, c'è scritto davvero condividimi. Dani, complimenti per la vista, chi l'aveva mai vista quella scritta? Comunque no, grazie, non voglio condividere i tuoi coccodrilli con le patatine. No, dai, Robby, devi mangiarlo anche tu. È schifoso. Ma lo stai mangiando per davvero? No, certo che non lo voglio. Ma come non lo vuoi, Robby? Te l'ho già preparato. Oh, mamma mia, ma che è oggi? Piange ogni 2 secondi. Va bene, mangerò anch'io caramella gommosa con patatina. Oh, contenta adesso? Sì, Robby, ora sono contentissima. Robby, un momento, mi so proprio che ho la nausea, devo andare a vomitare. Cosa? Come? Dani? Oh no, ragazzi, Dani è appena andata in bagno a vomitare! Vi rendete conto che schifo? Un attimo però. Vede bambini? Pensa a nomi? A voglie di cibo stranissime? La nausea? Ah, il cambio d'umore ogni 12 secondi! Ma un attimo! Volete vedere che Dani... 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 è incinta! No, 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 è impossibile! Ma come? Quando? Perché? È impossibile! Ci sono! Mi basterà cercare su internet i sintomi che ha Dani e sicuramente uscirà qualche nuova malattia che gira sicuramente! Allora, vediamo... cambio di umore... Ok, check! Poi abbiamo... nausea! Sta vomitando quella poverina! Cercare foto di bambini è un sintomo? Non lo so, però voglia di cibo strano sì. Ragazzi, qui c'è scritto che senza ombra di dubbio chi ha questi sintomi è sicuramente incinta. Ma è mai possibile che Dani sia incinta e non mi abbia detto nulla? Ma di solito non ci si comporta così. Devo indagare e vedere se ha anche altri sintomi, come per esempio lo sbalzo di temperatura, cioè a volte a caldo, a volte a freddo e poi di nuovo caldo, e se continua ancora di più il cambio d'umore. Ragazzi, dobbiamo indagare. Iscrivetevi subito al canale. Dani? Che puzza! Tutto ok? No, Robby. Non sto molto bene. Non posso stare con questo odore. Puoi venire un attimino di lì? Dove stai andando? Robby, mi devo un po' distendere, un po' di dolore alla schiena. Come? Hai il dolore alla schiena? Sì, Robby, dolore alla schiena. Che cosa vuol dire? Dolore alla schiena. Dani, ma scusami, da quando è che hai il dolore alla schiena? Ecco, vedi, sono giorni che ho il dolore alla schiena, all'incirca 3 giorni, e non ti sei mai reso conto che io sto male. Comunque, posso dirti una cosa, Dani? Non so se posso dirtelo, ma secondo me dovresti smettere con quelle caramelle e patatine, perché stai mettendo su un po' di pancia, ecco, l'ho detto! Mi hai detto che sono ingrassata? Sembra un po' così. Adesso tu, per farti perdonare, dovrai farmi un massaggio ai piedi. Guarda, ho le caviglie tutte gonfie. Ma ti pare che mi metta a farti un massaggio ai piedi? Che sono uno schiavetto. O me lo fai o io davvero mi arrabbio seriamente, Robby. Non voglio fare massaggio ai piedi. Ma che sono delle pagnotte di pane tutte gonfie queste? Un po' più giù. Basta, ciao, ciao! Che schifo! Ecco, io lo sapevo! In queste situazioni mi lascia sempre da sola! Robby! Robby! È scappato di nuovo! E io ora inizio a sentire molto freddo! Forse
è il caso di mettermi sotto le coperte. Oh, le mani che puzzano dei piedi di Dani. Ragazzi, ma avete visto? Dani ha tipo un po' di pancia, non è tantissima, perché cioè comunque prima non ce l'aveva, quindi è strano. Ma ha iniziato ad avere anche il mal di schiena. Ed effettivamente sul sito internet c'era scritto che il mal di schiena è uno dei sintomi. Anche i piedi gonfi come le donne incinta. Oh no ragazzi, di che stiamo parlando? Non ci sto credendo, Dani è incinta. Diventerò papà, diventerò papà. E a quanto pare è un maschietto, perché Dani cercava nomi da maschio, vi rendete conto? Però a me non piace il nome Alessandro. Cioè è un bel nome, però per mio figlio non lo so. Robby e Alessandro? Forse ci potrebbe stare, non lo so. Ma perché Dani ancora non mi ha detto nulla di questa novità? Per fortuna che Dani ancora non sente caldo e freddo, altrimenti quello sì che sarebbe un problema. Sarebbe l'indizio finale per farmi capire che Dani è incinta. Posso stare tranquillo, finché non avrà quel sintomo tutto andrà per il meglio. Dani, che ci fai lì così? Perché ti sei messa sotto le coperte? Perché sento freddo. Come? Prima sentivi freddo e ora senti caldo? Sì, ho una sensazione un po' strana. Che caldo. Oh, no, un momento, ora ho freddo. No, Dani. Ormai l'ho capito. Tu sei sicura che non mi devi dire qualcosina? No, non ti devo dire nulla, perché c'è qualcosa che ho di strano. Va bene, se non me lo vuoi dire tu, allora te lo dirò io. Dani, ho scoperto che tu sei incinta! Sì, l'ho scoperto, ormai il tuo segreto è stato rivelato. Non mi arrabbio, Dani, sarà il nostro piccolo bambino che cresceremo assieme e magari con cui faremo tantissimi video, ci divertiremo tantissimo insieme. Diventeremo da un duo un trio, io, te e il nostro bambino. E praticamente andremo a fare tanti viaggi insieme, io, te e il nostro bambino. Solo che dobbiamo fare una cameretta. Questo qui sarà il suo peluche preferito. Ok, gli daremo il nostro elefantino come nella culla. Dove la mettiamo? Qui la culla? Qui la culla. Che stai dicendo? Ok, poi lì mettiamo una foto di noi tre, tipo nel mare dei Caraibi. Ma ti vuoi calmare? Io non sono incinta. Amore mio, non ti preoccupare. Tu adesso sei la mamma di nostro figlio, quindi non mi devi mentire. Siamo una famiglia ormai. L'ho capito, non ti preoccupare. Non mi arrabbio anche se mi hai tenuto questa cosa segreta. Ma non ti sto nascondendo nulla, non sono incinta, ti ho detto. Come non sei incinta? Ma Dani, allora come giustifichi i piedi gonfi e il mal di schiena? Ieri sono uscita con le mie amiche e abbiamo camminato tutto il giorno e avevo una borsa molto pesante. Ah, ecco, sì, così ha senso. Allora come la metti la voglia di cibo strano e la nausea? Ho visto questa ricetta su TikTok e la volevo provare, ma effettivamente fa letteralmente schifo e quindi mi è venuta la nausea. Ah, ecco, anche questo ha un'ottima giustificazione. Però in questo periodo cambi molto spesso umore e hai caldo e freddo in continuazione. E in più, Dani, come giustifichi il fatto che hai una pancia super gonfia? Beh sì, Robby, perché con il condizionatore acceso sentivo troppo freddo, sotto le coperte troppo caldo e poi avevo la pancia gonfia perché dovevo fare la cacca, non te lo volevo dire. Infatti, guarda, ho la pancia piattissima! Vero, non hai più neanche la pancia gonfia! Ma ti pare che se io fossi stata incinta non te l'avrei detto? Quindi, ragazzi, a tutto c'era una giustificazione! Ah, è io che pensavo che Dani fosse incinta. Tutto è bene quel che finisce bene. Ah, sì. Guarda che non me lo scordo che mi hai detto che sono ingrassata e che ho una pancia gigante. Quindi adesso vieni.